Parola Fabrizio Ragucci, dove stai? Abbiamo visto in parecchi video. Anche interviste. Vado forza Lazio per fare un rispetto a Lazio. Espulso. D'accordo. Innanzitutto buongiorno a tutti e a te. Buongiorno a me. Sembra una cosa da poco, però io ci credo, per me è importante. Ricordate quel bellissimo, vecchissimo film di Vittorio De Sica, Miracolo a Milano? Verso un mondo dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno, ecco. Quella secondo me è una citazione assolutamente attuale, puntualissima ancora oggi, quella è la direzione verso cui dobbiamo andare. No, scherzo a parte, dirò pochissime cose, sforzandomi però di svilupparle completamente in modo chiaro. Lo scorso congresso aveva tracciato, abbozzato una ipotesi di percorso. Secondo me, a distanza di 3 anni, possiamo dire che l'Unione Inquilini ha mantenuto, non tutte, ma una considerevole parte delle promesse che aveva fatto a se stessa e a quella fetta d'Italia alla quale si rivolge. Il sindacato è cresciuto numericamente in termini assoluti, abbiamo più sedi, abbiamo più iscritti, sono aumentati i militanti, è aumentata la visibilità, l'esposizione pubblica che abbiamo. Ormai, appunto, facevamo la battuta prima su di me, ma Pasquini, Simoni, De Cesaris sono quasi dei prezzemolini televisivi, uno arriva la sera, accende il telegiornale, ogni tanto gli capita di vedere il delegato di Inquilini che interviene autorevolmente su un problema di portata nazionale. Ormai anche i passaggi sulla stampa, abbiamo avuto l'articolo non esattissimo, però comunque visibile sul Corriere della Sera 2 giorni fa, ho visto il terreno di Livorno ieri che parlava del congresso, quindi anche quello è un dato, secondo me, ampiamente positivo se facciamo un bilancio degli ultimi anni. È aumentato il peso politico, che poi non è il peso che abbiamo esclusivamente nei palazzi, anche se quello è tra l'altro anch'esso un elemento in positivo, perché ieri mi sembra che lo stesso Vice Ministro abbia confermato che da parte dell'Unione Inquilini, come rappresentante secondo me esclusivo dei cosiddetti corpi intermedi sul tema degli sfratti, perché io altri che si dedicano agli sfratti onestamente non ne vedo, almeno con la competenza e con la decisione con la quale noi abbiamo affrontato il problema. L'Unione Inquilini ha un peso politico nei confronti delle istituzioni, nei confronti del cosiddetto palazzo, e ha effettivamente ottenuto dei risultati che secondo me sarebbero stati assolutamente fuori discussione senza il nostro intervento. Anche la piccola proroga degli sfratti, sulla quale poi è possibile discutere a proposito della portata effettiva che ha, comunque era appunto fuori discussione. Il nostro intervento secondo me ha rappresentato qualcosa di decisivo in quel contesto. Io, per quanto riguarda l'aspetto dell'intervento politico, credo che noi abbiamo raggiunto un grande risultato, perché l'Unione Inquilini è una realtà politica di questo paese, è un soggetto riconosciuto, considerato anche da altri in modo più o meno benevolo, magari ci contestano, magari alcuni ci calunniano, però veniamo riconosciuti come soggetto, come realtà politica viva, riconoscibile. Noi abbiamo svolto un lavoro a livello locale a Roma che secondo me può essere assunto ad esempio di cosa rappresenta l'Unione Inquilini e della qualità dell'intervento che è capace di mettere in campo quando ci si mette, quando si impegna. Prima Valle, prima Renato ha accennato al corteo, alle mobilitazioni che abbiamo portato avanti nel quartiere di Prima Valle. Prima Valle era il quartiere peggiore di Roma, il più povero, il più famigerato. Parliamo poi di un tempo relativamente recente se confrontato alla storia millenaria della città, parliamo degli anni 60, 70.
Prima Valle è una città di Casepona, una media città italiana, tutta dietro. L'Unione Quirini c'è da sempre. Io ero un militante dei centri sociali all'inizio degli anni 90, mi ricordo Renato Rizzo, mi ricordo l'Unione Quirini. Allora il governo decide questa brillantissima idea della vendita all'asta delle case popolari a prezzo di mercato. L'Unione Quirini per prima comprende la portata del problema e la denuncia pubblicamente. C'è la giornata di mobilitazione sui tetti, con evento, nei fischietti. Il quartiere recepisce, fa casino, fa troppo casino, perché c'è il blocco stradale spontaneo, incendio di cassonetti, gente non proprio raccomandabile che scende in piazza, comincia a dare disposizioni. Noi interveniamo come Unione Quirini, ragioniamo, ascoltiamo, facciamo una proposta. Era un venerdì, noi diciamo lunedì facciamo il corteo a distanza di 2 giorni dall'altro nel fine settimana. Tutti d'accordo, al corteo c'erano tutti, Unione Quirini davanti, 400 abitanti di Prima Valle, ripeto, in 2 giorni, organizzato il sabato e la domenica dietro, poi Rifondazione Comunista, le associazioni, i cosiddetti movimenti di lotta per la casa, che a Prima Valle sono molto forti, che diciamo propriamente non ci amano, però ci conoscono, ci rispettano. Il corteo lo gestiamo noi, siamo noi a trattare con la polizia quando buona parte delle persone che partecipano alla manifestazione decidono di andare oltre, siamo noi a gestire il piccolo comizio finale, siamo noi a rilanciare dopo 3 giorni un presidio sotto la Regione Lazio che effettivamente appare poi risolutivo, perché la Regione Lazio fa retromarcia successivamente al decreto. Noi abbiamo un incontro nel quale viene annunciata l'intenzione da parte della Regione di chiedere al governo il ritiro del decreto. Questo è uno degli esempi che dimostra la qualità del nostro lavoro, cioè l'Unione Quirini riesce a svolgere lotte dure, coerenti ma non velleitarie, con mezzi politici secondo me pienamente legittimi e che fanno scuola da un certo punto di vista, perché noi non abbiamo grandi mezzi economici, non abbiamo grandi mezzi militanti, altri con altri mezzi economici e altri mezzi militanti fanno grandi manifestazioni nazionali in cui si ritrovano in 200, che hanno qualche manganellata e qualche resto. Noi abbiamo svolto un intervento che si è rivelato appunto non velleitario e ha portato a casa dei risultati. Questo modo di lavorare organicamente all'interno delle lotte, ma con grande competenza e con grande saggezza, secondo me è il punto forte sul quale dobbiamo far leva. Noi siamo appunto un'organizzazione fatta di passione, fatta di organizzazione, ma fatta di passione e passione spontanea, e soprattutto fatta di competenza. Noi conosciamo i problemi, conosciamo le leggi, le studiamo, conosciamo i nodi politici che ci sono dietro. Permettetemi di chiudere con questa citazione, sono un po' romantico, citazione russa di più o meno un secolo fa, 95 anni fa, 97 anni fa, periodo sul quale ho qualche istinto romantico. Conoscere il tuo nemico è averlo battuto a metà, equivale ad averlo battuto a metà. E secondo me l'efficacia e il successo delle lotte dell'Unione Quirini è la pratica dimostrazione della giustezza di questo detto.